dottore Iretti, grazie molto per la parola e vi saluto tutti voi. Mi permetto di commentare quattro diapositive in ambito pediatrico collegandomi al problema dosimetrico citato dal dottor Volpi. Perché? Perché quando io utilizzo lo cadmio distratto non posso, soprattutto nel bambino, non fare un confronto rispetto alla metodica principe maggiormente utilizzata che è l'ecografia. Perché sicuramente l'ecografia ha dei vantaggi indubbi, cioè l'assenza di detezioni ionizzanti, però ha degli svantaggi perché oltre ad essere operatore dipendente, e ma fin qui passi, è molto difficoltosa ad eseguire dei bambini irrequieti e vi assicuro che spesso quando abbiamo a che fare con bambini che stanno male, che hanno dei problemi, sono molto molto irrequieti, quindi la difficoltà aumenta. Nonché non abbiamo informazioni riguardo allo scheletro e abbiamo scarse informazioni riguardo all'intestino. Al contrario, l'attacco ha indubbi vantaggi perché riducendo il numero, la lunghezza e il tempo dell'esame, in ambito pediatrico consente di ridurre il numero di sedazioni e questo è fondamentale. Però lo svantaggio intrinseco, è stato detto dal dottor Volpi, lo sapete bene anche voi, è l'utilizzo delle adazioni ionizzanti. Quindi qua entra in ballo il problema dosimetrico, ampiamente affrontato in letteratura, che fondamentalmente si riassume nel fatto che i bambini sono molto più radiosensibili degli adulti. Addirittura, in questo studio, pubblicato su Pediatric Radiology, si dimostra come un bambino di un anno è 10-15 volte più a rischio di sviluppare una neoplasia maligna rispetto a un soggetto di 50 anni che è stato sottoposto alla stessa dose delle radiazioni. Perché? Perché fondamentalmente, perché la dose è maggiore nel bambino rispetto all'adulto? Perché gli organi sono molto più vicini, quindi anche se io faccio una taglia del torace, il raggio è lo stesso all'addome, ad esempio. In aggiunta, nell'ambito dello studio multistrato, non vi sono dati che indicano che l'uso, sottolineiamo bene, dello studio multifasico, migliori il rendimento diagnostico. Quindi non serve fare 40 fasi, 3 fasi, 4 fasi nello studio in ambito pediatrico, basta fare una, al massimo due fasi. Se però è necessario, questo è discrezione del radiologo, eseguire più fasi, bisogna abbassare al massimo i parametri, quindi kilovolt e miliampere. È stato già detto prima, lo sottolineo, il care dose è fondamentale, ma soprattutto in ambito pediatrico, perché è in grado di ridurre dal 20-25% la dose erogata rispetto all'uso di protocolli con 1000 ampere costanti. E quindi i protocolli generali, qui ve lo sottolineo, si basano sul fatto che chiaramente nel nostro centro noi abbiamo un attacco con un software pediatrico, quindi dedicato, però abbassando per i bambini con peso, cioè vedete in questa diapositiva c'è una correlazione fra l'uso dei miliampere e il peso corporeo, quindi vediamo che con pesi inferiori a 15 kg abbiamo dei valori in miliampere molto bassi e quindi questi mano a mano aumentando e mano a mano aumenta il peso corporeo. I kilowatt, sempre su questa rivista Pediatric Radiology, che sottolinea soprattutto dal punto di vista dosimetrico l'importanza dei valori in relazione ai bambini. I kilowatt al contrario dovrebbero essere mantenuti costanti, con un valore di 80, al massimo si può arrivare a 100 kilowatt. E quindi direi che questo è importante perché soprattutto in ambito pediatrico, la cosa che si deve raggiungere è il livello diagnostico dell'immagine, non è l'importante avere un'immagine bella, sicuramente con questi bassi valori avremo un'immagine molto rumorosa, ma l'importante è giungere alla diagnosi, col minore e la minore lesività possibile. E con questo chiudiamo la relazione. E passiamo quindi alle modalità operative, cioè come si esegue una TC multistrato dal punto di vista delle varie fasi. E innanzitutto bisogna sottolineare come in tomografia computerizzata, nella fase precontrastografica basale, le diverse strutture si riconoscono per una diversa densità, ma quando io utilizzo la fase precontrastografica posso vedere che queste diverse densità si annullano quasi del tutto, sono molto molto scarse, quindi avremo una densità nell'ambito del parenchima molto simile a quella che avrò nell'ambito dei vasi, dell'aorta ad esempio. E quindi l'utilizzo del metodo di contrasto che cosa consente? Consente di esaltare le differenze fra le strutture normali, quindi nell'ambito dell'anatomia, ma in più cosa succede? Che mi crea artificialmente un gradiente di contrasto tra quello che è la struttura normale, che è un parenchima, e una lesione. Perché? Perché la lesione fondamentalmente ha la capacità di concentrare al suo interno in maniera diversa il metodo di contrasto e quindi cosa mi comporta? Mi comporta un diverso enhancement lesionale. E quindi i metodi di contrasto in radiologia possono essere divisi in questi quattro gruppi, ecografici, TC e in risonanza magnetica, ma quelli che vengono usati in TAC sono gli agenti extracellulari che hanno una distribuzione intra-extravascolare.
Non sto a farvi una lezione chimica perché non sarei in grado assolutamente nemmeno io. Quelli che attualmente si usano sono metodi di contrasto ionici a bassa osmolarità che hanno un particolare legame con il benzene, con i atomi di iodio. La caratteristica di questi metodi di contrasto è che hanno una bassa tossicità, quindi vi è una riduzione importante delle reazioni avverse. E qui vediamo una serie di metodi di contrasto in cui vi è la classificazione chimica, il nome commerciale e la casa farmaceutica. Vediamo che ce ne sono tantissimi e variamente vengono utilizzati fra di loro. Ma questi metodi di contrasto, quando entrano nel ciclo sanguigno, si distribuiscono, entrano nei vasi, quindi nel compartimento intravascolare, quindi entrano nei parenchimi, dove nel compartimento intravascolare dentro parenchimi, quindi escono dai vasi per portarsi nel compartimento extravascolare, extracellulare. Quindi, nell'ambito di questo transito, abbiamo una variabilità dell'enhancement, e quindi qui l'attacco entra in gioco. Perché? Perché noi dobbiamo utilizzare al massimo le varie fasi di distribuzione di questo metodo di contrasto. Infatti, il grado di enhancement, soprattutto nella prima fase, che è la fase arteriosa, è direttamente proporzionale alla quantità di iodio che nell'unità di tempo entra nel sistema circolatorio. Ma questo enhancement aumenta se da un lato aumenta il volume di metodo di contrasto iniettato, oppure la concentrazione di iodio, oppure la velocità in cui inietto il metodo di contrasto. Al contrario, viene da sé, diminuisce se aumenta il peso corporeo del paziente. Quindi, importante il primo punto, consideriamo il volume di metodo di contrasto iniettato. Questa la dose ottimale dovrebbe essere di 2,5 ml per chilo. C'è qualche radiologo che usa magari anche volte quantità maggiori. E vediamo che infatti, in questo caso, aumentando la dose, vediamo che con 2,5 aumenta anche l'enhancement sia della fase arteriosa in giallo che del parenchima in blu. La concentrazione di iodio è importante e da qua tutto c'è stata un'evoluzione nell'ambito della produzione di metodi di contrasto. Addirittura adesso si usano metodi di contrasto, vedremo fare bene ad alta concentrazione. Perché? Perché l'aumento della concentrazione, a parità totale di dose di iodio, aumenta l'enhancement della aorta, quindi aumentiamo il valore diagnostico di quella che viene definita come fase arteriosa. Mentre l'enhancement nella seconda fase, che è la fase portale, la fase parenchimale, è legato invece alla quantità di iodio totale che viene somministrato. E quindi la concentrazione è molto importante. E qui vengono prese in considerazione i metodi di contrasto di elevata concentrazione, con valore di 400. E perché? Perché hanno dei vantaggi. Perché consentono di somministrare più iodio senza dover invece incrementare il flusso dell'iniezione o il volume di metodi di contrasto iniettato. Il vantaggio è maggiore se io in confronto con metodi di contrasto bassa concentrazione 370 ma soprattutto 300. Gli svantaggi, abbiamo una chiaramente maggiore viscosità. Il secondo parametro è la velocità di iniezione. Allora, un aumento della velocità di iniezione produce che cosa? Un incremento, un anticipo di quello che è il picco di enhancement arterioso. Quindi abbiamo un'importante separazione fra quella che è la fase arteriosa e la fase portale. E quindi vediamo come la velocità di iniezione a 2 mm rispetto a 4,5 crea sicuramente un diverso enhancement, maggiore nel secondo caso. E vediamo che infatti il flusso di iniezione, un aumento del flusso di iniezione mi determina un aumento del picco di enhancement, che però si ridurrà anche, calerà anche in maniera più breve. Al contrario, un flusso più basso, ad esempio 1 ml, avrà una riduzione del picco ma una maggiore durata del tempo di enhancement. Nell'ambito invece ancora della velocità di somministrazione del metodo di contrasto, la durata del contrast enhancement è più prolungata nel caso di un flusso ridotto, l'abbiamo visto prima in quel diagramma, mentre un flusso rapido determina un enhancement arterioso molto più elevato, quindi picco maggiore che cala più velocemente. La velocità di somministrazione di metodo di contrasto ha però intrinsecamente dei limiti. Perché? Perché il flusso non può essere elevato oltre a un valore di 7-8 ml al secondo. Perché? Perché rischio di rompere i vasi e quindi di creare uno stravaso di metodo di contrasto, che crea un angolo al paziente, nonché la mancata visualizzazione del contrasto dei vasi. L'enhancement però deve prolungarsi con valori di unità ampie sufficienti però per tutta la durata della posizione TAC. E il volo, bisogna considerare che di solito iniettato per via venosa viene diluito da un miscolamento col sangue a livello centrale e quindi ha una minore concentrazione a livello dell'organo target, quindi dell'organo da esaminare. Il volume minimo critico di iodio dipende dal peso del paziente, quindi dobbiamo sempre considerare quello, dal volume ematico e dalla gettata cardiaca, parametri che influenzano anche altre cose che vedremo dopo. Comunque si stima che il volume minimo di metodo di contrasto per uno studio anti-TC, ad esempio dell'arco addominale, sia tra 50 e 60 ml per un paziente che pesa circa 70 kg. La modulazione della scar delay, altro parametro importante,
e vediamo come è importante soprattutto nell'utilizzo della tamoxifeno. È legato a varie condizioni, fra cui il ciclo del paziente, pazienti con ridotta agitata cardiaca avranno un ritardato, sarebbe lei il caso di cirrosi, essendoci un alterato circolo intraepatico avremo una variazione del circolo e quindi anche del vero picco arterioso. Altri parametri che abbiamo visto prima, velocità di iniezione e volume di mezzo di contrasto. E quindi tutto questo può essere innescato in maniera artificiale con il bolus tracking o il test bolus. Il bolus tracking mi consente il monitoraggio del passaggio, iniettando mezzo di contrasto, mi permette di monitorizzare il passaggio del bolo angiografico con una serie di scansioni, chiaramente a bassa dose, e a intervalli che possono essere di 1,25 secondi. La scansione quindi viene innescata automaticamente quando il valore di attenuazione di un ROI che io metto sempre sulla aorta arriva a un valore che io prestabilisco 100 o 150. Al superamento quindi di questo valore soglia il tavolo si posiziona per l'inizio della scansione e il paziente quindi inizia la sua ispirazione, il blocco del respiro e la scansione parte. Però, e quindi ad esempio questo è un esempio, quindi pre-contrasto ROI sulla aorta nella fase pre-contrasto grafica, arriva un picco qui è maggiore, 242 vedete, e parte la scansione, quindi il massimo della fase arteriosa. Il bolus tracking però ha dei limiti, perché? Perché dipende dalla scelta del valore soglia per il triggering e poi c'è sempre un ritardo fra momenti in cui si raggiunge questo valore soglia e lo spostamento del lettino e quindi l'inizio effettivo della posizione, che possono essere da 2 a 9 secondi. Le soluzioni sono ridurre chiaramente il valore soglia. Attualmente nell'ambito della tecnica del mezzo di contrasto, oltre alla pompa singola iniettore, vi è la pompa a doppio iniettore che sicuramente ha dei vantaggi, perché somministrando la salina, dopo l'iniezione del mezzo di contrasto, ho la possibilità di ridurre il volume di mezzo di contrasto iniettato e soprattutto un potenziamento della fase vascolare, della fase arteriosa. I vantaggi quindi, si utilizza il mezzo di contrasto per rimanere bene il flussore, quindi risparmiamo pure. Il pattern di polo risulta essere più compatto, abbiamo un mezzo di contrasto viscoso ma che viene più facilmente iniettato e quindi la riduzione fondamentalmente dei costi. Quando io utilizzo una tango di strato posso avere vari tipi di pattern di somministrazione e quindi vari tipi di TAC, con l'iniezione monofasica, quindi uno studio monofasico, abbiamo un flusso costante, in questo caso abbiamo un'assenza di plateau, un'iniezione bifasica, quindi una doppia dose di mezzo di contrasto, flusso rapido, flusso lento, un plateau omogeneo più prolungato, oppure un'iniezione multifasica. In questo caso qua avremo un'omogeneità ottimale e questo qua nelle varie misure, ad esempio, dei fegati con le posizioni tardive. Se io in particolar modo vado a studiare un organo che per quanto riguarda la TAC multistrato ha sicuramente delle indicazioni, vedremo quali sono soprattutto le indicazioni, cioè il fegato, è bene precisare che nell'ambito della vascolarizzazione del fegato abbiamo due sistemi che entrano in gioco. Il sistema portale che fa da padrone 70-75% del flusso e il sistema arterioso 20-25%. E quindi in quest'ambito io dovrò generalmente utilizzare tre fasi dello studio, arterioso e portale di equilibrio. Se io considero la fase arteriosa può essere a sua volta divisa in due sottofasi, la fase arteriosa precoce a 15-20 secondi e la fase arteriosa tardiva a 30 secondi. La prima cosa mi consente di fare? Di passeggiare le strutture vascolari arteriose con un minimo enhancement epatico. La fase arteriosa tardiva invece mi darà un iniziale enhancement del sistema veloso portale, ma non avrò, e questo è importante, enhancement nelle vene sopraepatiche, quindi il timing è fondamentale. Nella fase portale 60-70 secondi avrò una riduzione dell'enalmine della componente arteriosa, mentre avrò una massima opacizzazione del parenchima epatico, quindi del sistema portale e delle vene sovraepatiche. Nella fase di equilibrio, che è quella relativamente meno utilizzata, a 90-120 secondi avrò una distribuzione del contrasto del compartimento intravascolare, quello extravascolare e interstiziale che abbiamo visto prima, e quindi l'ultima fase, la tardiva, a 3 o a 5 minuti, che è utile fondamentalmente per delle lesioni che hanno componente fibrotica e che quindi trattengono a lungo il mezzo di contrasto. Vedremo poi quali sono. E quindi se velocemente andiamo nell'ambito delle applicazioni cliniche di queste fasi, vediamo che la fase arteriosa precoce quando serve? Serve per lo studio del fegato, ma soprattutto nell'ambito del paziente da trapiantare, fondamentalmente, o paziente trapiantato, o che deve essere sottoposto nel sezione epatico, quindi vogliamo andare a studiare l'anatomia vascolare. E quindi qua vediamo come queste ricostruzioni MIRP ci consentono di vedere molto bene l'anatomia dei vasi. Guardate, abbiamo delle immagini che sono assolutamente analoghe e sovrapponibili, mi permetto di dire, alle immagini angiografiche, e la angiografia in questo caso qua è stata dal punto di vista della diagnosi abbandonata, mentre viene chiaramente in fase terapeutica.
Così come vediamo in queste ricostruzioni VRT, nell'immagine di prima, le ricostruzioni selettive dell'arteria epatica, facendola ruotare anche di 360 gradi se necessario. E così con queste ricostruzioni combinate abbiamo una mappa simile anatomica vera e propria degli organi presi in considerazione. Quindi sempre la nostra arteria epatica, addirittura abbiamo combinato e aggiunto anche gli organi vicini reni. Ma la TAG magistrato è un'indicazione molto importante anche se devo andare a valutare quello che è il volume epatico, ad esempio in un paziente da trapiantare. E sempre di più, in qualsiasi centro arriva anche la valutazione del volume epatico del paziente, sia di quello che deve essere donato come volume, ma anche di quello che deve rimanere al paziente. E in questo caso qua la TAC riesce a calcolare veri e propri i volumi del, in questo caso, del lobo di sinistra da trapiantare, o comunque invece in questo caso nell'immagine sotto del lobo destro che il paziente si tiene. Nonché nell'ambito del donatore, nell'ambito dello studio del donatore è fondamentale fare uno studio simile angiografico con TAC del sistema vascolare, perché a volte ci possono essere delle sorprese che chiaramente il chirurgo deve essere a conoscenza per quanto riguarda l'anatomia vascolare. Infatti vediamo che mentre l'arteria epatica sinistra in questo caso ha un'origine normale dal tricode, l'arteria epatica destra invece vedete che esce dall'origine dalla mesenterica. In questo caso è stato fondamentale aver studiato il paziente in TAC, perché il chirurgo ne era conoscente all'atto del trapianto e chiaramente l'approccio è diverso. Oppure come in questo caso, una bambina di 10 mesi che era stata sottoposta a un trapianto epatico e aveva preso il fegato da papà, aveva segni di rigetto Doppler, è stato fatto un Doppler e il Doppler dimostrava un flusso assolutamente turbolento nell'ambito dell'arteria epatica. Ma noi vediamo bene come l'angiotante ha dimostrato in questo caso una anomalia di calibro fra questo vaso, che è quello del papà, e la base del bambino. In questo caso però c'è stata una sovrastima, si era data in TAC anche una sustenosi dell'arteria epatica della nativa, del bambino. E questo qua è il tratto anastomotico. Nell'ambito dello studio delle varie fasi, quindi l'utilizzo dei metodi di contrasto, vediamo come la fase arteriosa precoce è importantissima, ma ha una mira anche molto selezionata nell'ambito dello studio d'organo. Vediamo quindi la fase seconda, che è la fase arteriosa, in questo caso tardiva, quindi quella che abbiamo visto a 30 secondi, che è importante ad esempio nell'ambito dello studio delle lesioni focali epatiche, come in quanto abbiamo un massimo in naso in termini di una lesione che ha una natura ipercontralizzata. E quindi in questo caso di ipertensione del focale vediamo come nella fase precontrasto la lesione isodensa incrementa notevolmente la densità in fase arteriosa con un washout in fase portale. La cicatrice rimane chiaramente in queste fasi ipodensa. Oppure in questo caso di noduli displasici che sono forse in questo caso meglio evidenti in fase portale, oppure in questo caso di epatocarcinoma che inansa tantissimo, quindi incrementa la densità in fase arteriosa con la tipica pseudocapsula in fase portale e l'ipodensità del nodulo in questa fase. Quindi la fase portale, altra fase fondamentale per le lesioni sia iper ma anche ipovascolarizzate. E quindi vediamo questo caso di epatocarcinoma che inansa in fase arteriosa, si lava sempre con la caratteristica pseudocapsula in fase portale, o al contrario di queste metastasi che dimostrano il cercine, il rime iperdenso in fase arteriosa e sono ipodense e rimangono tali anche in fase portale, lavandosi anche lievemente il rime. Così come fondamentale la fase portale, nonché chiaramente l'arteriosa tardiva, sia quando io ho una neoplasia e voglio vedere l'estensione sedimentale di questo grosso epatocarcinoma che vediamo che tende a infiltrare anche, giunge verso l'ilo polmonare, un caso di focolai multipli di epatocarcinoma, come vediamo come questi focolai sono distribuiti, quindi cambia l'atteggiamento terapeutico in entrambi i lobi epatici. Oppure nell'ambito dell'estensione sedimentale o anche l'infonodale di questa grossa massa che giunge a livello dell'ilo epatico, ma che è dato anche le tasse di fonodale. Vediamo come la ricostruzione MIP riesce anche a vedere bene la vascolarizzazione intrinseca del nodulo stesso. O in questo caso di coinvolgimento vascolare, vediamo come la fase arteriosa, ma anche la fase portale, soprattutto la fase portale, riescono a vedere e dimostrare bene questa trombosi vascolare e infiltrazione neoplastica. E così l'encasement della vena cava inferiore. La fase tardiva, quindi l'ultima fase che andiamo ad esaminare, è utile invece, dicevamo prima, anche per le lesioni che trattengono il contrasto e quindi che rimangono iperdensi, una fase aggiuntiva che decide il radiologo, insieme chiaramente al tecnico, di fare quando è distante di 3-5 minuti, tipico il colangiocarcinoma. Di fronte a una lesione supposta di essere un colangiocarcinoma è fondamentale fare una fase tardiva, perché è questa che ce la conferma. Addirittura questa fase è stata eseguita 8 minuti.
Oppure nel caso della Giama Casermoso, tipico, enasmente, quando era la dottoressa Romanini poi spiegherà, mi permetto se fa vedere questa diapositiva, la semiotica delle lesioni benigne, ed è appunto la caratteristica iperdensità, scusate, in globula enasmo in fase arteriosa e l'enasmo in centripeto, soprattutto tardivo. Riassumendo, quindi se io mi pongo di fronte a un utilizzo del calmo di strato e ben visto nell'ambito epatico, l'attacco è fondamentale nell'algoritmo diagnostico, ma soprattutto proprio per le ricostruzioni abbiamo visto angiografiche nell'ambito del trapianto epatico, mentre rappresenta solo un miglioramento rispetto alla parte spirale nell'ambito della patologia focale. E in ultimo mi permetto di fare un breve accenno all'utilizzo nell'ambito della patologia malformativa, perché vediamo in questo caso un paziente che ha raggiunto l'osservazione perché aveva avuto un tumore intestinale importantissimo con un'anidrazione progressiva, quindi non era in shock, ma era quasi in uno stato di shock, e vediamo come mentre le indagini di primo livello, quindi radiogramma convenzionale ed ecografia, non avevamo portato informazioni diagnostiche, il paziente è sottoposto a TAC. La TAC cosa dimostra? Dimostra la presenza di circoli collaterali arteriosi anomali attorno al colon discendente, a livello della radice del mesentero, ma vediamo anche questo vaso, questa vena porta, che vediamo che si è specializzata molto più precocemente del normale e anche molto aumentata di caldo. Ma se poi noi seguiamo questo collettore, vediamo che questo collettore scende verso la pelvi e si biforca in una serie di rami arteriosi attorno al collo discendente, attorno al collo ascendente e a livello del ventaglio, di parte del ventaglio mesenterico. Vediamo che in queste acquisizioni coronali hanno dimostrato che è presente la malformazione vascolare, ma non sono in grado di dimostrare la sua completezza. E allora qua l'utilizzo del calmo di strato è fondamentale, perché in questo caso ha consentito di dimostrare realmente in tutta la sua estensione questo grosso collettore vascolare. Vediamo che sale su e si porta a livello della vena porta, ricordate che era molto ingrossata, e ha pedalizzato, fra virgolette, il secondo collettore verso il collo discendente e la terza malformazione vascolare verso la radice del mesentere. E quindi l'attacco in questo caso è un multistrato. Sicuramente fornisce immagini belle, ma anche molto utili, che possono essere poi elaborate anche, come abbiamo visto prima, a 360 gradi. Ma non solo, in questo paziente, per riuscire a dimostrare bene i rapporti fra queste strutture vascolari che abbiamo visto prima, a livello del colon discendente, che originavano da questo collettore, e il supposto colon, è stata fatta una ricostruzione virtuale di quello che poteva essere il colon in toto, colon discendente, che questa immagine dimostra essere molto più grande rispetto a quello che si può trovare in un soggetto normale. E quindi direi che in questi casi l'attacco di strato ha fornito e fornisce attualmente notevoli vantaggi. Grazie mille.